Ciao, sono Lorenzo Busocco e oggi siamo qui per commentare i look scelti dagli editor di Vogue dalle strade di Milano. Ciao, sono Matilde, oggi indosso un look semplice ma forte. Il top è di Dries Van Noten, la borsa è di Paco Rabanne, il pantalone di Nanushka, le scarpe sono di Chanel e questa è una collana da corpo del mio brand In Eden. Lei mi piace perché in qualche modo si sente vestita semplice e questa è la cosa più interessante, vuol dire che ci crede al 100%. Per questo look ho voluto fare una mia interpretazione di uno stile vittoriano però punk, assemblando colori molto semplici ma allo stesso tempo di impatto messi insieme, con lo stesso materiale tutto in pelle. Non vedo del punk, però vedo comunque qualcosa di un po' più elevato, nel senso mi sembra più un Balenciaga di Nicola Ghesquiè. Mi piacciono gli elementi di Paco Rabanne, mi piacciono gli elementi di Chanel, il boots, la pelle. Penso che sia un look non semplice ma comunque ricercato e mi piace, penso che sia interessante. So today I'm wearing my circle skirt that I made by myself for my final collection of fashion school. Lei mi piace. Vedo personalità in questo stile. These are my mother's pearls and I'm wearing my men's dress shoes actually. They're churches with my stripy socks and Miu Miu sunglasses. I would say my favorite piece of today is the plexiglass Prada bag. Mi piace l'idea di ricreare un po' uno stile Prada, una gonna un po' più classica, una scarpa da uomo. Non capisco benissimo questo laccio in vita. Non capisco se è una culisse o se è parte della gonna o se è una cintura. My style is very versatile and my friends would describe my style as either I look like a boy or like a grandma, tipo shura. Sometimes I like to mix and match those things as well. I'll have something very grandma-ish with something very boyish and then I'll just mix it and I think it's fun. Penso che comunque ci sia un'idea di fondo e la vedo. Lei è molto sicura del suo stile, del suo look. Mi piace il pezzo vintage messo sopra, le perle, questi elementi come dice lei da shura. Proprio questo look c'è, mi piace. Ciao, sono Sasha Maria Bell, vivo qua a Milano ma sono inglese. Sicuramente e oggi ironica. Indosso un po' di miei brand preferiti. C'è qualcosa che non mi torna su questa collana. Mi distrae troppo. Da solito inizio sempre con una collante e poi aggiungo un corpetto, un vestitino, qualsiasi cosa che mi fa sentire sexy. La gonnellina è di mio marchio Tight e le boots sono Miu Miu. È una tipologia di look che rimanda ai 2000 e forse non andrei troppo letterale quando riprendo queste tipologie di tendenze. Mi piace mischiare il mondo trash con il mondo un po' più classico. Gonna, calze, secondo me sono degli elementi estremamente interessanti del suo look. Non sono al 100% convinto del corsetto, però lo stivale e l'occhiale, secondo me, sono gli elementi in qualche modo che mischiati al suo brand mi convincono di più. Il look mi piace, ci sono delle cose che magari avrei smorzato, però in realtà funziona. Lei si sente comunque divertita dal suo look, le piace stupire, le piace essere sexy, le piace essere colorata, quindi in realtà le diamo un po' ragione alla fine quando la vediamo nel suo insieme. Ciao! Ciao, sono Angelica e oggi indosso il mio look preferito. Questa è una felpa che ho rubato dall'armadio di mio padre di quando era ragazzino, che ho deciso di tagliare corta, e questa iconica borsetta Rasta Collection. La borsa è un pezzone, non so se si rende conto di cosa porta tra le mani questa ragazza. Il mio pezzo preferito è assolutamente questo pezzo iconico di D&G, in cui hanno reso questa t-shirt una gonna con le maniche a cintura. Sono molto stupito da questa gonna perché è veramente un pezzo importante, un pezzo che risale più o meno ai 2000. Il modo in cui l'ha messo, l'ha mischiato tipo a elementi sportivi, a elementi un po' più bon ton con gli accessori, secondo me è vincente. Mi piace il suo stile, mi piace perché in realtà non si è fermata al voler essere solo sexy, ma ha aggiunto un elemento più di sportswear, ha tagliato la felpa del padre. Questo look mi piace molto.
Ciao, sono Flavio e oggi indosso principalmente Marni, la giacca e i shorts, che sono i miei preferiti di Francesco Risso, e anche le calze. Invece per quanto riguarda le scarpe e la borsa sono di Karl Lagerfeld di Fendi. Trovo questo look divertente in qualche modo, mi piace l'idea di mischiare questo formale maschile con lo shorts, il mocassino, con elementi del guardaroba più femminile, tra virgolette, come una Fendi bag. Il pezzo principale per me del look non è la borsa ma è la giacca. Trovo che la giacca a tre bottoni li stia molto bene, fa il look che sto indossando oggi. Per quanto io tenda a essere un po' baggy, un po' formale, devo sempre spezzare il look con un pezzo femminile, come in questo caso appunto la borsa. Sono d'accordo con lui che è bello mixare, cioè nel senso, per me in questo momento storico non è più giusto parlare di gender nella moda, quindi sentiamoci liberi di fare quello che vogliamo e lui appunto lo rappresenta. Sono Elena, questo è il mio look. Questo top l'ho rubato dall'armadio di mia madre, invece questa canotta ce l'ho da quando ero piccola, è una canotta di Richmond taglia 12 anni. Mi piace il taglio, mi piace come le sta. Penso che il look in questo modo funzioni. Non sono sicuro del pezzo sopra perché la fa un po' romantica, quando in realtà mi piace forse un po' più forte, un po' più squadrata come nel look. Quindi la canotta e la gonna sarebbero stati probabilmente sufficienti. Di solito combino i miei outfit con dei pezzi minimal, ad esempio questa borsa di Medea. Parto dalla borsa e poi combino tutto il resto e amo particolarmente il bianco e il nero e poi qualcosa che spezzi, ad esempio le tabi. Leopardate. E le mie calze preferite tirolesi, sono un mio cult. Sono quasi dispiaciuto che il suo pezzo preferito del look è il calzino tirolese, perché in qualche modo a me non convince. Prende troppo l'attenzione, secondo me con quelle tabi avrei preferito non vedere nessun tipo di distrazione. Non andrei troppo sul romantico, ecco, diciamo che il pezzo sopra secondo me ha un po' rotto quello che poteva essere un outfit più giusto. Ciao, sono Dominique e oggi indosso una combo di tre designer, Galliano, Dolce & Gabbana e Dior. Il cappello è di Galliano e anche il reggiseno. Il bikini Gazette secondo me vince. Poi indosso dei pantaloncini monogram Dior. E adoro anche lo shorts, devo dire. Lo indosserei anch'io, forse, in altri anni. Dovessi descrivere il mio stile, lo definirei retrofuturistico, perché mi piace comunque avere capi retro di un'epoca con un grande concetto alle spalle, ma pur sempre contestualizzarlo ai giorni nostri, quindi renderlo attuale. Mi piace questo approccio tipo Galliano, un po' fine 90, inizi 2000, e mi piace il modo di didascalico di riprendere quegli anni, nel senso che comunque non c'è un'interpretazione reale della tendenza, ma c'è proprio un cut and paste. Vedo le referenze totali di Paris Hilton, Nicole Richie, Christina Aguilera, Britney Spears, sono tutte lì. Se posso permettermi di dare un consiglio, eviterei la mutanda a vista. Se proprio dobbiamo usare, usiamo con un tanga a vista, magari, se dobbiamo ripercorrere quei tempi in una maniera reale. E la scarpa non andrei mai sul flat, quando si parla di 2000. Comunque le ragazze non volevano stare comode, sicuramente, in quegli anni. That's it. Ciao, sono Kevin. Per creare il mio outfit, inizialmente mi baso sulla T. Questa maglietta mi fa molto invidia, devo essere sincero. La vorrei. Mi baso anche molto sulle mie passioni per raccontare me stesso. Cinema, musica, fotografia raccontano quello che sono oggigiorno. Ecco, lui è un esempio in realtà di quello che mi piace veramente vedere per strada, nel senso che penso che sia il riassunto di quello che è per me lo street style. Pezzi non costosissimi che vengono mixati nella maniera giusta e che creano appunto uno stile. Penso che il pezzo chiave di tutto questo sia il gilet, portato con un jeans un po' loose, strappato. Lui non lo fa in una maniera da fashion victim, ma lo porta in strada in una maniera molto più disinvolta. E questo penso che faccia il suo stile estremamente reale, estremamente convincente. È bello che ognuno possa esprimersi attraverso ciò che ama. Lui penso che sia uno dei più interessanti che abbiamo visto oggi. Sicuramente c'è un trend che accomuna tutti questi look che abbiamo visto, che è un po' un momento storico che va da fine 90 a inizi 2000, e mi piace vedere appunto queste nuove generazioni come reinterpretano un momento della moda così importante.
Per oggi direi che è tutto. Io ringrazio gli editor di Vogue per avermi avuto ospite qui e alla prossima. Ciao, sono Lorenzo Pusocco e se volete vedere altri video di Vogue Italia, cliccate qui.